siamo come sempre ospiti della GF Auto di Andezeno, l'officina che si mette gentilmente a disposizione il ponte per sollevare le auto in prova e vedere come sono fatte nella parte inferiore. Questa volta sul ponte c'è una Citroën, la C5X, che è l'ammiraglia, diciamo così, nel settore grandi berline della casa francese. Allora, se dal punto di vista estetico e aerodinamico comunque la Citroën ha fatto un certo studio molto personale, quindi è identificabile come una vera Citroën, dove c'è un po' più di family feeling con gli altri modelli Stellantis, con gli altri brand Stellantis, è nella parte meccanica, in quanto siamo qui in presenza di una piattaforma che abbiamo già visto su altre vetture di Stellantis. Certamente, infatti la capacità di un costruttore di unificare le piattaforme e costruirci diversi modelli sopra permette economie di scala importanti per contenere i costi e quindi essere competitivi sul mercato a fronte della bontà delle soluzioni tecniche adottate e condivise con gli altri modelli. Ecco, qui la vettura è comunque una ibrida plug-in, quindi ha anche una parte importante di potenza e coppia elettrica, può anche muoversi in elettrico e quindi c'è come sempre una cura molto particolare all'aerodinamica, che nella parte sottoscocca si, diciamo così, estrinseca in una carenatura molto curata che cerca di migliorare il flusso dell'aria nel sottoscocca, sia per aumentare diciamo, la downforce con delle piccole appendici aerodinamiche qui davanti e poi vedremo anche dietro che soluzione hanno preso, sia con questi schermi in plastica che sono molto ben sigillati in tutto il loro perimetro per garantire un buon flusso dell'aria. Ecco, per quanto riguarda invece la parte delle sospensioni dell'autotelaio, qui vediamo che la sospensione è di tipo MacPherson anteriore, ma è costruita in modo molto robusto. I bracci inferiori, come possiamo vedere qui, sono monolitici, molto robusti e il comando delle barre stabilizzatrici è metallico, contrariamente ad altre cose che abbiamo visto in precedenza, che erano in plastica, e questo permette sicuramente un controllo della dinamica, del veicolo e un'escursione delle ruote molto più precisa. Nella parte centrale della scocca spicca ovviamente la linea di scarico centrata, quindi sull'asse longitudinale del veicolo, ben protetta da queste schermature anticalore, quindi per non trasmettere calore verso l'abitacolo. E al centro, diciamo, della scocca vediamo questa piastra che sinceramente abbiamo già visto su altre vetture del gruppo, Confermo. che è una piastra in lamiera molto robusta che collega le due vasche e quindi fa sì che questa abbia una rigidezza torsionale elevata e diciamo così adeguata anche alle dimensioni della scocca, perché comunque la macchina è lunga e larga e quindi deve essere rigida nel modo adeguato. Allora, venendo alla parte posteriore finale della scocca, allora come abbiamo ricordato anche qua ci sono due piccole lips che servono sempre per diminuire i vortici della ruota nel suo rotolamento, mentre nella parte posteriore continuiamo con questo feeling, family feeling, diciamo, Trasversale, diciamo. trasversale con un ponte che Francesco ce lo descrivi, ma che forse ci aspettavamo un po' più sofisticato su una macchina di questo livello, insomma, che ambisce a essere un'ammiraglia, diciamo. Confermo la tua considerazione, infatti ci saremmo aspettati un classico multilink, come, diciamo, per adeguare la categoria del veicolo, la classe di questa automobile alla concorrenza. Invece qui la scelta è stata di avere un ponte semitorcente, molto robusto, molto bello, anche con gli attacchi alla scocca inclinati per contenere gli scuotimenti laterali. Tuttavia è un Assolutamente. ponte semitorcente, nella sua semplicità, diciamo, garantisce affidabilità e robustezza, su questo non c'è dubbio. Sul comportamento del veicolo ci saremmo aspettati appunto qualcosa di più sofisticato. Allora, completiamo la descrizione della sospensione posteriore che merita un approfondimento. In che senso? Intanto, vabbè, al di là del fatto che ci sono molle ammortizzatori separati, questo è abbastanza, diciamo, condiviso tutte le sospensioni col ponte semitorcente. Però ci sono due cose interessanti. Una è il controllo elettronico della sospensione posteriore, che quindi garantisce il comfort e limita la nervosità di questo tipo di ponti posteriori di sospensioni. E poi c'è il fine corsa controllato da un tampone in elemento gommoso a progressività variabile,
che permette anche lì, quando arriva a fondo corsa la sospensione, di evitare quegli impatti. Teniamo anche presente che poi l'integrazione del comfort percepito, fino a qualità percepita alla fine, è integrata anche da degli eccellenti sedili che sono studiati molto bene. Esatto, cioè diciamo così, la caratteristica di Citroen è sempre stata quella di garantire un elevato conforto. Partiamo dalla DS in avanti, è sempre stata una loro Assolutamente. caratteristica. Quindi, pur con tutte le differenze di un sistema più tradizionale rispetto a quello del passato, però hanno voluto mantenere come dire, questo feeling quasi di volare sulle sospensioni, e quindi hanno unito sia la parte meccanica a quella più nell'abitacolo, per proprio creare questo sensazione di volare quasi. Va bene, concludiamo l'analisi tecnica della parte posteriore di questo interessante veicolo parlando di due elementi che ormai sono chiaramente abbastanza condivisi, e cioè la linea di scarico finisce con un terminale, col silenziatore finale, che a sua volta conclude il percorso della linea di scarico con la ormai famosa fetta di salame. Questo è un elemento sia stilistico perché occulta la vista dell'impianto di scarico dal posteriore, ma permette comunque la fuoriuscita per evitare turbolenze che vengono aspirate durante la fase dinamica del veicolo. Il tutto è completato da uno scivolo estrattore, in quanto questo veicolo è lungo, è una berlina importante, e quindi hanno allungato il paracolpi e l'hanno fatto diventare un vero e proprio estrattore aerodinamico che permette alla fluidodinamica inferiore di essere più lamellare possibile e quindi garantire una downforce. Ultima cosa da osservare è il vano batteria, che è posto praticamente centrato sull'asse posteriore e quindi va a distribuire i pesi in modo, direi, ottimale, insomma, per compensare quello che è il Certo. peso sull'avantreno. Francesco, allora, questo giretto che abbiamo fatto sulla Citroen C5X ci ha un po' illuminato, diciamo, sulla filosofia che c'è dietro questo progetto. Certamente. Parliamo di una ammiraglia, perché Citroen definisce la C5X come la loro ammiraglia, però se volessimo definire proprio le caratteristiche peculiari di questa vettura, secondo me, e credo tu sei d'accordo con me, il focus va a finire sull'aerodinamica, sull'estetica e sull'aerodinamica, dove il lavoro è stato fatto molto bene, ma soprattutto sul comfort di marcia. Assolutamente, infatti proprio è la caratteristica più importante che abbiamo osservato guidando questo veicolo in tutte le condizioni. Abbiamo fatto un percorso abbastanza impegnativo, siamo andati in città, collina, abbiamo fatto l'autostrada, eccoci qua, e abbiamo proprio apprezzato il grosso lavoro che è stato fatto e di messa a punto una sintesi molto importante che ha tenuto conto di un handling abbastanza sicuro, ma soprattutto mirato al comfort con, abbiamo visto, pneumatici con la spalla alta, ruote grandi, le molle soffici e gli ammortizzatori con questo sistema doppio, uno incastrato nell'altro, che permettono di avere il veicolo che dà quella sensazione di veleggiare, che è Esatto, proprio il sì. Ecco, desiderio storico delle Citroën. è proprio una caratteristica di questo progetto avere questi ammortizzatori che hanno questa doppia, diciamo, funzionalità, nel senso che per le piccole oscillazioni hanno una risposta molto soffice, morbida, le vibrazioni sono passate al corpo vettura e quindi vengono filtrate dal corpo vettura, e quando poi invece si arriva in appoggio nelle curve dove si va a sfruttare tutta l'escursione, subentra questo, diciamo così, ammortizzatore, smorzatore interno, che va a controllare, diciamo, il coricamento e quando la vettura è nella condizione di massima forza laterale, Certo, giusto? e si apprezza proprio in modo sensibile. Tra l'altro è ben armonizzato con il volante, con il rapporto di sterzatura che è appropriato per questo tipo di sospensione e la frenatura. È un tutt'uno molto ben sintetizzato, e ovviamente sappiamo che non c'è una prerogativa che deve emergere,
ma c'è proprio il lavoro di tutti gli elementi, i sistemi messi insieme che producono questo comfort molto apprezzabile della clientela tipica della Citroen. Abbiamo parlato quindi di questo sistema che permette quasi di volare, diciamo, sull'asfalto, che si chiama Citroen Advanced Comfort, e quindi sistema brevettato da loro con questo ammortizzatore, diciamo così, a doppio effetto smorzante. Ma da ingegnere dovremmo fare un piccolo così appunto su quello che abbiamo visto poi in officina per quanto riguarda le sospensioni, che peraltro sono benissimo integrate, diciamo, col sistema veicolistico, cioè. Quindi però diciamo che Francesco, forse dietro avreste preferito vedere qualcosa di un pochino più sofisticato. Certamente Franco, concordo proprio con quello che hai detto. Ingegneristicamente, per questa categoria di veicolo e per le ambizioni che presentarsi sul mercato con essere competitivo, ci saremmo aspettati una sospensione posteriore un po' più sofisticata, un multilink. Questo per dare più progressività nelle condizioni limite, in cui, dovendo andare ad alta velocità in condizioni un po' più particolari, questo tipo di sospensione è sicuro, è affidabile, ma è un po' limitato. Bene Francesco, allora chiudiamo questa così vetrina sulla Citroen C5X facendo un breve accenno alla motorizzazione, che abbiamo visto che comunque è più che adeguata al veicolo. Lo stesso la trasmissione, c'è un cambio automatico e AT8 a 8 rapporti, che direi che come drivability è sufficientemente si è dimostrato valido. Per quanto riguarda le potenze, dunque la versione che abbiamo provato è una versione ibrida plug-in, ovviamente, che viene fornita con due livelli di potenza, 180 cavalli o 225 cavalli. La batteria è da 11,3 kW effettivi e quindi garantisce una percorrenza solamente in elettrico di circa una cinquantina di chilometri. Bene, direi che con questo è tutto. Vi ricordiamo che l'articolo che descriverà, il sotto la lente che descriverà questa vettura, sarà sul prossimo numero di Autotecnica. Potete seguirci sul nostro canale YouTube, su Facebook e sul sito web www.autotecnica.org.